Intanto abbiamo capito che Gerusalemme è una canzone che piace a tutti, perché questo è un canto d'amore, un canto di speranza ed è anche un ballo di gruppo che qualcuno conosce, è vero? Poi magari lo riproporremo alla fine della serata del nostro spettacolo e magari lo balliamo tutti insieme, ok? Tu sarai il coreografo. Va bene. Allora, possiamo passare alla musica, grazie. Fascino d'estate è il titolo di questa manifestazione, questo spettacolo qui al Lido Verde di San Cataldo, moda, bellezza e spettacolo. Quindi quest'oggi passeremo insieme sicuramente un bel pomeriggio ammirando le nostre belle ragazze, le nostre modelle che sfileranno con gli abiti di Daniela Melcore. E qui l'applauso lo voglio forte. La nostra Daniela Melcore, che tra l'altro gioca in casa, perché lei insomma qui è ormai un habitué del Lido Verde. Intanto voglio salutare anche Graziano, che è il nostro coordinatore, è il nostro direttore artistico e che più ne ha più ne metta, quindi è un gradito ritorno, perché io qui ci sono stato diverse volte per alcuni spettacoli, per l'animazione, e quindi ci ritorno sempre molto volentieri. Saluto il nostro DJ Fede, eccolo qui, che ci farà poi ballare. Poi voglio salutare i nostri amici che sono lì dietro le telecamere, sono Davide e Tommasi, che salutiamo con l'applauso perché siamo in diretta streaming praticamente in tutto il mondo. In questo momento ci vedono dappertutto, ci vedono e ci ascoltano con la pagina Facebook di Radio OK. Siamo in collegamento streaming, quindi grazie al nostro Davide. Facciamo sentire l'applauso del pubblico del Lido Verde, molto caloroso come sempre, molto caloroso. Allora, io sono Ivan Bonetti e sono felice di essere qui con voi. Io direi subito di entrare nel vivo di questo spettacolo con il primo momento di moda, con un quadro moda che abbiamo voluto intitolare Un mondo libero a colori. Quindi un mondo libero a colori è anche un segnale di speranza, un segnale positivo, perché abbiamo veramente bisogno di positività in questo momento difficile che stiamo vivendo. Quindi il sorriso di tanti amici, anche dei nostri bimbi meravigliosi che sono qua, e noi naturalmente vogliamo augurare a tutti un buon divertimento. Vorrei raccomandare comunque sempre di tenere le giuste distanze per quanto possibile, di tenere anche le mascherine se possibile, e quindi iniziamo così con questa sfilata di costumi da bagno, quindi moda mare, beachwear,
con delle creazioni di Daniela Mercore, grande stilista, ormai conosciuta a livello non solo regionale ma nazionale, con i suoi spettacoli sono pronti, eccole lì, le vedo già, tutte belle a colori, non potrebbe essere diversamente. Quindi Daniela, facci Guaraná, 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 Tequila, Guaraná.
ci vedo il bene, non ci vedo il male. Dimmi cosa vuoi, da questi attimi eterni vincerò lo scambelli. Cosa succederà? Lasciamo la città e chi la guadagna. Italiana, siamo nel meraviglioso Salento, de lecce me sento lucco lusule lumare lugliento. E beh, avete capito che questa è la canzone tormentone dell'estate, karaoke. Yeah.
suono dei grandi successi dell'estate 2020. Come fa? Come fa? Sentiamo! Splendide modelle, le bellezze al bagno e adesso ritornano qui, eccole tutte belle colorate, tutte sorridenti al suono di Mamacita insieme al nostro DJ Fede. Mamacita, Mamacita, chi è bonita? Mamacita. Sentire l'applauso per Daniela Melchiorre e le splendide modelle che hanno sfilato questi costumi, queste creazioni esclusive realizzate dalla nostra Daniela Melchiorre. E adesso è il momento della musica, il momento di ascoltare una bella voce, quella di Rita Cosma, che accogliamo con un applauso. Una bella canzone di Mina, una delle voci più belle del panorama della musica italiana, e quindi dedicata a tutti quanti voi, grande, grande, grande. I tuoi difetti sono talmente tanti.
Santa, brava, brava, brava. L'applauso naturalmente tutto per te. Adesso da Mina passiamo a Patti Pravo, un'altra regina della canzone italiana, con un successo di Sanremo 1997. E dimmi che non vuoi morire. Ascolteremo insieme con un'altra canzone. Intanto siamo sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio K, qui collegati praticamente in tutto il mondo con il pubblico del Lido Verde di San Cataldo. Allora, tra poco ci sarà un altro momento moda con delle creazioni ispirate agli anni 60, sempre realizzate da
dalla nostra Daniela Melcore, ma adesso è il momento di presentarvi una ballerina che nel frattempo è diventata anche coreografa e insegnante di danza. Lei arriva da Oltre Danza, la scuola diretta da Denise Podo, e ci presenta una coreografia, ma di questo ne parleremo proprio con lei. Lei è Erika Striani, eccola, bellissima come sempre. Allora, quante volte ti ho presentato, quanti spettacoli abbiamo fatto insieme. Allora Erika, parlaci un po' di come è iniziata questa tua passione. Immagino eri proprio piccolina, no? Quando hai mosso i primi passi nel mondo della danza. Sì, buonasera a tutti, io sono Erika Striani, ho 26 anni, ballo da 25 anni e proprio tu mi hai intervistato a 3 anni. Quindi fammi fare i conti, dunque 25 anni significa che ballavi già da un anno? Mamma mia, cioè proprio piccolina. Ha cominciato prima a ballare e poi ha cominciato a parlare. Allora, poi cosa? E niente, allora io vengo da Oltre Danza, che è una scuola Surbo di Denise Podo. Quest'anno riapriremo anche un po' di corsi di danza, facciamo danza aerea, danza contemporanea, moderna, classica. E ci sarà Pilates, corsi di tonificazione e fly yoga. Sempre a Surbo, in via Leopani. 12 febbraio, scusate. E niente, io nella mia vita studio, sono laureata in biologia della nutrizione e attualmente sono in tirocinio all'ospedale di Lecce, al Universo Polo Oncologico, come nel centro di dietetica e nutrizione clinica. Da Miss Italia, ho vinto il titolo di Miss Alpi d'Or Puglia, classificandomi per le finali nazionali a Jesolo. E niente, questo qui, ringrazio Daniela comunque per avermi voluta qui come ospite questa sera, lei è il mio portafortuna, infatti è proprio grazie a lei che ho cominciato tutto questo percorso qui. Bene, allora vi facciamo subito ballare con una coreografia di danza contemporanea insieme a due giovani allievi che sono Giovanni e Greta, eccole qui, piccolini. Allora, con danza contemporanea, questa coreografia di danza contemporanea, Erika Striani. Thank you.
L'applauso per la nostra Erika e per Giovanni e Greta. Bravi, bravi, bravi. Adesso prendiamo fiato perché è il momento di ballare. Dunque, con un'altra coreografia di danza contemporanea insieme a Giovanni e Greta, ci sono anche Elena e Giulia, pronte per entrare in scena. Eccola lì. Siamo pronti? Allora, a voi. Di Surbo diretta da Denise Podo, grazie, l'applauso, eccola. Grazie Erika, spero di ritrovarti presto in qualche altro spettacolo con i tuoi occhi color cielo, color cielo, color del mare, bellissimo. Va bene, e adesso prima di passare al prossimo momento moda, io voglio presentarvi degli ospiti che sono con noi quest'oggi. E che ospiti, ragazzi! Io partirei dalla nostra bellissima conduttrice radiofonica e televisiva, poi attrice di teatro, di cinema, insomma, e poi anche influencer, ma di tutte queste cose ce ne parlerà proprio lei, che si divide tra il Salento e Roma, che è un po' la sua seconda città. E allora con noi la nostra Arianna Valentini. Eccola qua, tutta di rosso. Come stai? Arianna, che piacere ritrovarti. Beh sì, insomma, facciamo avanti e dietro, ci stiamo divertendo. Senti che bella voce, voce che fa parte del mio mondo, che è quello della radio, ma anche della televisione. E del cinema, perché tu hai fatto tante cose, raccontaci un po'. Guarda, oltre a far fatto diciamo fiction a livello nazionale, sono ovviamente con dei film che sono stati bloccati adesso con il lockdown e che dovranno uscire a breve diciamo nelle sale cinematografiche, dove io ho lavorato all'estero con questi film. E niente, la cosa che tu non sai è che nel periodo del lockdown mi sono messa insieme ad una diciamo una star della canzone venezuelana, Lisa Maria Castro, e abbiamo fatto delle dirette dove poi siamo risultate con 25 milioni di visualizzazioni sul web,
per le dirette che noi abbiamo fatto, ovviamente la rivista Elle mi ha dedicato ovviamente delle pagine dove io ho fatto anche un servizio fotografico molto importante ovviamente su Elle, decretandomi proprio una tra le donne più potenti del web attualmente. Ah, perché tu fai anche, sei anche influencer. Non proprio influencer, mi sto approcciando, diciamo, le cose vere. E niente, però tra poco ripartiremo con i film, ci sarà due cortometraggi tra cui c'è Vanessa Incontrada con me giù in Calabria per la regia di Mauro Cerminara, che è il regista e l'aiuto regista degli ultimi due film di Al Pacino e Robert De Niro. Bene, bene, poi insegni recitazione, fai un sacco di cose a Roma insieme a Gegia, è vero? No, non più, adesso sono all'Accademia d'Amos di Lecce e faccio avanti dietro tra Roma, Lecce e Calabria. Insomma, non sei un attimo ferma. Bene, bene, bene. Allora, Orgoglio Salentino, Arianna Valentini con noi, ospite di questa, ospite d'onore di questo bel pomeriggio insieme. Resta con noi perché adesso voglio presentare anche gli altri ospiti che faranno la gioia di tutte le belle signore, le belle ragazze, perché qui abbiamo modelli e attori. Abbiamo Matteo Terrone, attore testimonial di VIP per un'ora, insieme a Marco Guacci, anche lui modello di sfilate eccetera, e poi c'è Gianni Ruvolo, attore e modello direttamente dal più bello d'Italia. Che ci faccio io in mezzo a questi fustacchioni, ancora non ho capito. Va bene, allora cominciamo da Matteo. Ciao, buonasera a tutti, sono Matteo, sono di Lecce. Nulla, nella vita ho studiato un'accademia di recitazione, ho avuto la possibilità di partecipare in diversi film fiction, tra cui Un medico in famiglia, Una vita spericolata, ho fatto dei piccoli ruoli e attualmente mi segue un'agenzia di Roma da un anno e quindi va bene così. Poi privatamente sono un biologo e sto finendo la specialistica in nutrizione umana per diventare biologo nutrizionista. Vedi, perché i nostri personaggi dello spettacolo, fate l'applauso, fatelo pure, attratti dal mondo patinato del fashion, della moda, della bellezza e quant'altro, però hanno, come dire, piedi per terra, perché vogliono sicuramente realizzare qualcosa di importante. Lui si è appena laureato, no, da poco, dall'anno scorso, quindi già è inserito nel mondo del lavoro. Complimenti. E naturalmente passiamo anche a lui, a Marco Guacci. Ciao a tutti, io faccio, diciamo, sfilate a livello locale, loro stanno più avanti da me, però comunque mi diverto spesso a fare sfilate, sì. Poi faccio l'autista nel privato, ballo salsa baciata, faccio istruttore di bodybuilding, insomma anche tu un sacco di cose, anche lo youtuber, faccio dei video su YouTube. Bene, 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 quindi un po' di cose anche tu impegnato in vari settori. Oh, e poi c'è lui, direttamente dal più bello d'Italia, guardate che... ragazzi, qui... Intanto, come si fa a diventare così? Vabbè, io sono anche un istruttore di palestra, quindi... Lo so bene, sei un personal trainer. Un po' di sacrifici come alimentazione, allenamento, e poi negli anni si raggiungono determinati risultati. Anche tu nel mondo della moda, come modello, come indossatore, come... insomma, in varie occasioni... E hai partecipato anche a questo concorso, il più bello d'Italia. Sì, io ho partecipato sia al più bello d'Italia due anni fa che al Mister Italia a settembre, dove ho vinto una delle 8 fasce nazionali. Perché tu sei salentino, doc, lo diciamo. Io sono di Nardò e quindi... La vedi? Perché questa è una terra di belle ragazze e bei ragazzi, per cui voglio dire... adesso cosa stai facendo di bello? Io mi sono anche laureato in giurisprudenza, quindi adesso sto proseguendo, insomma, il mio percorso. Bene, quindi complimenti anche a te, grazie al nostro Gianni Ruvolo, che tra l'altro è anche come dire, l'insegnante di portamento per quanto riguarda i corsi di VIP per un'ora diretti dalla nostra Daniela Melcore. Lei si interessa del settore femminile, mentre tu invece per quanto riguarda i modelli, quindi settore maschile, portamento per quanto riguarda i ragazzi. Quindi se ci sono dei ragazzi che magari hanno voglia di
di intraprendere questo percorso, mi raccomando, perché c'è qui un validissimo modello che insegnerà, sarà il vostro insegnante del prossimo corso VIP per un'ora. In questo corso c'è anche il, come dire, la parte, diciamo, della postura, e in tal caso c'è il dottor Davide Colella, che inviterei qui. Dov'è, dov'è Davide? Eccolo, ecco, dall'altra parte, eccolo qua. Salutiamo con un applauso anche il dottor Davide Colella, osteopata. Ecco, tu all'interno di questo corso di VIP per un'ora cosa fai? Allora, all'interno di questo corso ci occupiamo, oltre al portamento, della postura e della dizione con il nostro yin. Che cos'è, diciamo, in due parole la postura? Possiamo, diciamo, definirla in qualche modo come la trasposizione all'esterno di quello che abbiamo all'interno. All'interno intendo dire da un punto di vista emozionale. Questo passaggio interno-esterno non è soltanto a senso unico. Quindi noi cosa facciamo? Cerchiamo di agire invece sulla parte esterna, quindi migliorando la postura, per migliorare anche la nostra parte emozionale. Di conseguenza il nostro obiettivo non è solo quello di andare a vincere le sfilate o il primo premio, i concorsi, ma facciamo magari anche qualcosa, andiamo un po' oltre. Quindi una buona postura insieme a un buon portamento con Daniela e, perché no, anche una buona dizione permette un po' di andare oltre il corsetto, il semplice corso. Quindi quando sentirete parlare dei corsi di VIP per un'ora, beh, lì sapete che ci sono appunto dei vostri amici che sicuramente vi daranno delle importanti indicazioni per intraprendere questo percorso. Grazie ai nostri ospiti, che salutiamo con un applauso. Davide Colella, Marco Guacci e Matteo Perrone, insieme a Gianni Ruvolo. Grazie ad Arianna Valentini che è stata con noi. Intanto adesso è il momento di presentare il momento moda, quindi sfilata abiti anni 60. Quindi la nostra Daniela ha pensato di ispirarsi proprio agli anni 60 con le bellezze di quell'epoca. Basta ricordare, insomma, il mondo delle grandi attrici che sono nate che sono esplose in quel periodo, al cinema, in televisione e quant'altro. Allora, non so se sono pronte. Allora, facciamo una cosa, visto che abbiamo un momento dedicato alla musica, io chiamerei un attimo Rita Cosma per presentarci un'altra canzone, questa volta dei Mattia Mazzar. Qualcuno se la ricorderà, qualche anno fa cantavano Vacanze Romane, in questo caso Vacanze nel Salento, in questo posto meraviglioso che è il Salento. A voi. Grazie. Prigioniero, no, no.
brava Rita, complimenti, questa tua passione che condividi naturalmente con tutto il nostro pubblico. Ovviamente, tutti quanti i presenti. Bene, bene, grazie, anche perché la musica è vita, grazie, grazie, grazie. La musica ci aiuta a superare tutti i momenti della nostra vita, no? Anche nel periodo, insomma, della quarantena, del lockdown, eravamo lì a fare questi momenti sulle terrazze, sui balconi. Allora, nel frattempo, non so da lassù com'è la situazione, mancano 5 minuti, allora noi cerchiamo di occupare questo momento così di attesa, magari con quella canzoncina che hai mandato all'inizio. Quindi io inviterei il nostro ballerino qua sulle note di Gerusalemme, magari insieme a tutti gli altri che vorranno unirsi. Quindi so che non è l'unico che balla Gerusalemme, i movimenti li conoscete immagino un po' tutti perché l'abbiamo ballata e riballata già tante volte. Quindi DJ Fede, sei pronto? Ce la fai? Ma tu manda pure la canzone, tanto io sono sicuro che si uniranno man mano anche gli altri. Allora, Gerusalemme, questo canto d'amore e di speranza. Dai, forza, forza, venite tutti a ballare qui davanti. Dai, forza, vai. Anche le belle signore che sono là. Forza, venite, venite, venite. Avanti, avanti, tutti. Anche se non sapete quali sono i passi, però lo facciamo comunque insieme. Dai, tanto non vi vede nessuno. Ci sono appena 1 milione di internauti che ci seguono streaming. Avanti, avanti! Ecco, lo vedi, il movimento è quello. Ecco, anche lei, vieni, vieni da queste parti, da queste parti. Facciamo gruppo, sempre distanziati, con le distanze di sicurezza. Vieni da questa parte, tu, vieni, 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 dove vai? Allora, proviamo? Proviamo, venite anche voi, venite, 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 dai, dai! Non lo conoscete il movimento? Allora, conosce solo lui. Allora, fa vedere com'è. Dai, mettiti da questa parte. Non dare le spalle al pubblico, da questa parte, ok? Dai, il movimento dovrebbe essere quello, no? Eccolo là. Ok? Passo, passo, passo. Ok. E poi si sculetta un po', si sculetta un po'. Va bene, va bene, va bene. Allora, spugniamo la musica. Spugniamo la musica. Allora, abbiamo ancora qualche minuto? Abbiamo ancora qualche minuto. Allora facciamo un gioco. Mettiamo in palio per il vincitore. Cosa mettiamo in palio? Con i nostri amici del bar possiamo mettere in palio magari una consumazione? Ok, non l'avevamo concordata, però. Allora, io ho bisogno di 4 concorrenti, quindi abbiamo una consumazione gratis per... È già pronta? Mi sa che è pronta. Allora, diamo spazio prima alla sfilata. Manca una ragazza, si deve cambiare. Allora possiamo occupare questo tempo facendo questo giochino simpatico. Allora io ho bisogno di 4 concorrenti, anche 3 vanno bene. Allora, 3 simpatici uomini di sesso maschile. Quindi chi viene a giocare? Chi viene a giocare? Lui? Dai, tanto non gli fa niente, non devi ballare. Vieni qua, vieni, vieni. Allora, anche... Vediamo, poi anche lui, il ballerino, vieni, 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 vieni. Ormai è la tua serata, vieni, vai. Allora, questa parte chi prendiamo? Uno simpatico, indicatemelo voi, uno simpatico. Allora, Graziano no, Graziano deve fare la foto, che sennò... Allora, venite, voi due, ne manca un terzo? Lui, vieni qua, col cocktail in mano, vieni, lascia il cocktail, se sennò ti imbriachi, vieni qua. Allora, veloce, veloce, veloce. Oh, eccolo qua. Allora, vieni da questa parte, vieni. Puoi lasciare il salvagente se vuoi. Ah, non è il salvagente, scusa. No, 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 no. Allora, venite qua. La squadra ammazza, oh, tutte e tre qua, i 3 moschettieri. Allora, abbiamo i nostri concorrenti. Se c'è un quarto concorrente, può venire da questa parte. Che chiamiamo? Piero, 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 vieni qua, Piero. Vieni qua. Allora, sei qua a guardare solo le modelle, voglio dire, anche perché c'è tua moglie che ti controlla, quindi. Allora, 4, c'è pure la cuginetta, quindi. Allora, abbiamo qui 4 concorrenti. Dunque, i 4 concorrenti che vedete, che si chiamano? Giuseppe. Giuseppe, giusta di ciuffo che ti vanno i capelli negli occhi. Come ti sei pettinato stamattina? Indietro. Ecco, che shampoo usi? Calvin Klein?
Oh, qui? Vivi dopo. Vivi dopo. Allora, qui abbiamo Rocco. Quello del film? Sì. No, un altro Rocco. Il mio parente. Gli ho prestato la mia faccia. Ok. In realtà lui fa la controfigura, no? Come si dice? Qui abbiamo Giovanni, tutto a posto, Giovanni. Come va con le donne, Giovanni? Va. Cioè, che vuol dire va? Fanno, vengono, non c'è bordo. Che fanno quello che vogliono. E vanno e vengono. E tu come ti chiami? Piero Striani. Piero. Se non sbaglio, tu sei stato il mio compagno di scuola. Pensa a te quanti anni sono passati. Tu sei diventato nel frattempo... Cosa fai nel lavoro? Di commercio, professore. Sti cazzi, io sono rimasto a fare ste cose qua. Vabbè, comunque, andiamo a presentare, abbiamo presentato i nostri concorrenti, adesso vi spiego cosa dobbiamo fare. Allora, questa è una prova di simpatia più che altro, e di abilità. Allora, voi dovete contare velocemente da 1 a 20, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, dovete scandire bene i numeri. Non mi guardare così, eh. Allora, 1, 2, 3, 4 fino a 20. Poi dovete fare il fischio, facciamo la prova del fischio. Hai capito, c'è il fischietto incorporato lui. Fischia? Vabbè, così, va bene. E quello, E tu? Ma se ormai non fischia più. Allora, attenzione, adesso da 1 a 20, fischio. Poi dovete fare tre volte così, guardate, tirate sulla gambetta. Allora, quando andate su dove fa? Quando andate giù, ok, bravo, ok. Aspetta, facciamo la prova, tre volte così. È importante proprio ni, capito? Fammi vedere un attimo. Preciso. Fammi vedere un attimo. Sembra Lino Banfi, vai. Che è successo? Sei un po' ingrifato. Vai. Fammi vedere. Ok. Allora, da 1 a 20, fischio, non è finito. Da 1 a 20, fischio. Tre volte, poi piripiripi tutti insieme. Pronti? Piripiripi, poi piripiripi. È importante. Piripiripi e l'urlo di Tarzan. Fai vedere Tarzan quando batti il petto e i pugni, vai. Tarzan, bello forte, dai. Questo è Tarzan che ha pestato il piede dell'elefante, è vero? Rifammelo bello tosto, vai. Vai, forte. Tarzan, non cita, Tarzan, un'altra cosa. Vai. Questo l'ho sentito in un film di quelli che fa lui. Allora, attenzione, adesso tutto velocemente, primo concorrente, eccolo qua. Allora, sì, ti suggerisco io. Allora, attenzione, sei pronto? Quando finisci ricominci da capo, hai 20 secondi di tempo. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Applauso! Giuseppe, bravo Giuseppe. Rocco, tocca a te, un passo avanti. Attenzione, grida come un pazzo e non fermarti mai. 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Giovanni, passa avanti, dai. No, tranquillo, Giovanni, non c'è nessuno che ti vede, dai. Giovanni, alzati in piedi, alza già in piedi, ok. Vai, Giovanni, 3, 2, 1, via! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Thank you.
che te tocca fa. 3, 2, 1, lo fai per me, grazie. 3, 2, 1, vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 19, 20. Allora, adesso decidete voi con l'applausometro. Allora, chi applaude per un concorrente non applaude per gli altri. Chi è stato il più simpatico secondo voi? Allora, primo concorrente, passo avanti per Giuseppe. Ok, 757 applausi, vai. Secondo concorrente, passo avanti per Rocco. Oh, 1425. Attenzione, passo avanti per Giovanni! 14.866 e poi per Piero! Oh, manco quelli di casa tua che saranno pronti! Il vincitore è Giovanni! Una consumazione per Giovanni al bar! Ok, a spese tue! No, 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 scherzo! Va bene, allora siamo pronti, stavolta tutto ok? Le nostre ragazze sono pronte, le vedo già con questi abitini anni 60, con la nostra organizzatrice di questo evento, e io chiederei un grandissimo applauso per Daniela Melcore. Allora, sono pronti, vediamo un po'. Di qua? Escono di qua? Ok. Allora, siamo pronti? Sfilata anni 60, vai! Vediamo un po' se sono pronte, sì? Ma stanno girando? Ma quanto ci mettono? Dove sono andati? Piazza Sant'Oronzo. Ha preso una tangenziale, adesso arriva, dai, tranquillo. Allora, sembra che è tutto pronto. Ok.
Oh,
Ed ora vi presentiamo l'ultimo abito ispirato al sole. È un abito con il quale la nostra Daniela ha conquistato il titolo di premio per la creatività e originalità, per aver interpretato al meglio il tema del concorso intitolato praticamente La moda nel riciclo, e quindi abiti realizzati con materiale riciclato. Il sole, eccolo, scandalo al sole. Dell'estate salentina, la nostra splendida modella interpreta al meglio questo momento dedicato al sole. Premio il riciclo si fa moda a Triligno in provincia di Potenza, conquistato dalla nostra Daniela Melcore. Bellissima, affascinante, solare modella, con il suo sorriso, con i suoi occhi che brillano. Sono abiti da spettacolo che la nostra Daniela Melcore ha realizzato naturalmente per gli eventi più importanti, e adesso in una carrellata finale siamo pronti ad accogliere le nostre modelle con questo applauso. Eccola in passerella verso il mare di San Cataldo. Eccole tutte insieme. I can't explain this feeling that you need so appealing.
In questo, questa prima domenica ad agosto. Fascino d'estate. Evento organizzato da Daniela Melcone, coordinato da nostro Graziano, insieme a tutti i nostri amici del Lido Verde di San Cataldo. Ci ha dato la possibilità di vivere questo bel pomeriggio insieme all'insegna della moda, del fascino e dello spettacolo. Eccole le nostre ragazze. Il tableau finale. Eccole che si posizionano in tutto il loro splendore, in tutta la loro femminilità. E naturalmente apriamoci un po', apriamoci lì al centro, perché vogliamo accogliere la nostra Daniela Melcone. Ecco l'applauso per lei, Daniela Melcone. Se siamo qui, se abbiamo vissuto queste belle emozioni, è stato merito suo, complimenti. Abbassiamo un pochino la musica, grazie. Allora Daniela, so che vuoi ringraziare un po' di persone. Beh, ringrazio soprattutto l'organizzatore Graziano, vogliamo fargli un applauso, spero che vi siate divertiti prima. Ci siamo un po'. Bellissimo, grazie, grazie ancora. Mi fate commuovere, grazie. Grazie, grazie. Grazie. Voglio ringraziare tutte queste bellissime modelle, posso dire che qualcuna non aveva ancora esperienza, perciò lo voglio puntualizzare, per me sono state brave tutte, spero. Le presentiamo una ad una con i loro nomi, tu sei? Vera. Vera. Erika. Erika, la nostra ballerina, modella. Lucia. Lucia, lì dietro, fatti vedere, eccola qui. Giada. C'è anche Giada. Sofia. Sofia, poi chi c'è? Giada. Lori, Giada. Francesca. Sale. Elisa. Martina. E Martina, l'applauso. Eccoci qua. Allora, Daniele, insieme al nostro fotografo ufficiale, lo ricordiamo il suo nome? Vincenzo Rollo. Oh, grande. Voglio ringraziare
Davide Tommasi, le riprese, e soprattutto oltre agli amici DJ Federico, l'amico Davide Colella, il nostro osteopata, gli facciamo i corsi insieme di portamento insieme a te, e anche gli amici dove stanno, ecco, venite, venite, loro sono degli attori, mi ripresento io, sono attori, aspiranti modelli, e la mia carissima amica, lei è l'ospite d'onore, senza fare torto a nessuno, lei è un'attrice, speaker radiofonica. E tu quello che sei? Ma io l'ho già detto prima, io... Io conosco Daniela, voglio dire, voglio spendere due parole per Daniela. Daniela è una donna straordinaria, ha fatto di questo questa sua passione, l'ha fatta proprio come lavoro, e lei è innamorata di questo suo mondo, e dobbiamo fare un grande applauso, perché lei con questo suo lavoro veramente ha realizzato delle cose bellissime. Daniela, io ti faccio in bocca al lupo, io purtroppo devo andare anche via, voglio salutare Ivan, che conosco da tantissimi anni, e niente, spero che ci vedremo, noi ci sentiamo sicuramente. Daniela mia, io ti faccio in bocca al lupo, perché sono veramente brave, complimenti e buonasera a tutti, ciao! Organizzazione Vinito Verde, vogliamo ringraziare tutti, la signora Mirella che ci ha fatto anche il cartellone, Stefano, tutti, spero di non aver dimenticato nessuno. Come stai, Arianna? Stefano no, non ha fatto niente, Stefano, oh, dai. Tu hai voluto, intanto ricordiamo, VIP per un'ora, i corsi a settembre, corsi di portamento, dizione, postura e fotografia. Quindi io ringrazio tutti quanti voi, so che tu hai aperto con un mondo libero a colori, e i colori in questo caso sono i colori giallo-rosi, perché tra poco scenderà in campo in Lecce e noi dobbiamo tifare per la nostra squadra del cuore, forza Lecce! Grazie a tutti da Ivan Bonetti, un abbraccio, ricordate, quando sentirete il mio nome lì ci sarà sempre un vostro amico, grazie a tutti! Gerusalemme.